Rieccoci di nuovo qua. Allora, perché siamo di nuovo qua? Come avete visto, i filmati di Mosca sono finiti, questo viaggio è stato bellissimo e tutto quanto, e quando è stata ora di scrivere praticamente un pochino la guida, che iniziavo a scrivere sui vari forum e blog di viaggiatori, hanno iniziato un pochino a bombardarmi di domande su come mi ero comportato una volta arrivato in aeroporto, su come ho affrontato la situazione metropolitana, della lingua, di queste cose qua. E mi hanno domandato appunto se facevo o realizzavo una specie di filmato su dove parlavo di queste cose qua. Non ha nessuna intenzione di essere una guida, parliamoci chiaro, è soltanto qualcosa che una persona normale come me così ha riscontrato una volta arrivato, e magari quelle che possono essere qualche dritta per passare, magari quelli che potevano essere dei disagi iniziali. Nient'altro, non vuole avere nessun presupposto, persone molto più preparate di me in tutto ciò. Prendetela appunto soltanto come una base, una cosa così di conoscenza, se avete intenzione di organizzare appunto un viaggio verso Mosca. Tutto qui, parlerò un pochino delle cose principali, non parlerò di tutto, parlerò di quello che sono gli aeroporti, l'aereo express, il metro, quelli che possono essere i problemi con la lingua, quello che può essere la scheda telefonica, che io ho trovato una cosa molto interessante, insomma per quanto riguarda la polizia, un pochino di notizie così basilari. Che altro dirvi? Iniziamo e inizio con gli aeroporti. Ecco, parliamo di aeroporti. Allora, Mosca è servita da ben 4 aeroporti, di cui quelli che a noi interessano sono principalmente 2, sono Sheremetyevo e Domodedovo. Sheremetyevo è quello che interessa a noi per la maggior parte, nel senso che è l'aeroporto di scalo di tutte le compagnie aeree europee. E principalmente dello SkyTeam, perché non lo so, la SkyTeam non è altro che una compagnia maggiorata, chiamiamola così, dove tutte le compagnie europee maggiori e anche a livello mondiale, perché ultimamente si sono aggiunte anche compagnie asiatiche e americane molto famose, si sono incorporate insieme sostanzialmente, di cui fanno parte, tanto per citarne qualcuno, Alitalia, KLM, Air France, le più importanti insomma, fanno tutte scalo a Sheremetyevo, di cui appunto sono andato anch'io. Appunto parlerò di Sheremetyevo. Sheremetyevo ha parecchi terminal, quelli che riguarderanno principalmente voi e hanno riguardato me sono il terminal E e il terminal D, che seppure nel nome sono separati, sono abbastanza vicini, tanto che in 10 minuti si attraversa uno e anche l'altro. Sono collegati insieme da un percorso pedonale, servito anche col tapirulan classico, che in 10 minuti collega un terminal dall'altro. Il terminal E è anche sede di quelli che sono i transfer per poi il centro città, e di questo ne parleremo dopo. Sappiate appunto che quando arriverete in aeroporto la prima cosa che farete ovviamente sarà il passaggio passaporti. Non spaventatevi, perché il primo impatto col passaggio passaporti russo è abbastanza forte, nel senso si ha subito l'idea di questa presenza di polizia abbastanza importante, un po' timorosa, ecco, se volete, ma la sensazione è quella: la prima volta che si arriva siamo un pochino sballottati. Comunque si passa a questa zona passaporti, che è una sala circolare con vari box, come avviene un po' dappertutto. Non ho avuto i controlli che ho avuto a New York, nel senso che non mi hanno preso le impronte digitali e non mi hanno neppure fatto la foto come era venuto all'epoca. Mi hanno semplicemente controllato che il visto fosse completamente a posto. Hanno perso un 10 minuti a testa per farlo, nel senso che loro si collegano al terminale, controllano il viso supporto, controllano il visto che voi avete sul vostro passaporto e infine scannerizzano il vostro passaporto. Scannerizzano è un parolone, praticamente prendono quello che è la parte digitale del vostro passaporto. Apro una parentesi, tanto per cambiare, la Betty è a posto, con me ci hanno perso mezz'ora perché non riuscivano a leggere il passaporto, l'hanno dovuto inserire a mano, ma tanto ormai ne sono abituato a queste cose.
Ha una marea di servizi dentro l'aeroporto, quindi come scenderete dall'aeroporto avrete addirittura il wifi gratuito, quindi inizierete subito se avete dei problemi, insomma, a chiamare a casa, cose di questo tipo. Sia il terminal D che il terminal E ha il wifi gratuito, non in tutte le zone, nella maggior parte sì, è pieno di bar, come insomma dappertutto potete perderci una giornata intera all'interno dell'aeroporto. E ultimamente è servito appunto con il centro di Mosca, ma di questo ne parliamo ora, che parleremo dell'Aero Express. Eccoci qua, parliamo dell'Aero Express. Che cos'è l'Aero Express? È semplicemente una linea di treni, che collega tre dei quattro aeroporti per il centro di Mosca. È un treno che non ha nulla a che fare con quello che è la rete metropolitana moscovita, costruito di nuova concezione, mi pare che siano state finite le ultime linee nel 2014. È un treno che prenderete dal terminal E, quindi considerate questo al limite se doveste spostarvi. Prima di accedere al treno, come vi dicevo in precedenza, voi quando smonterete appunto dall'aereo in qualsiasi aeroporto voi siate, troverete tantissime biglietterie automatiche di questo Aero Express. Come riconoscerle? Beh, innanzitutto sono rosse, è anche chiamato il treno rosso per questo. In più c'è un simbolo particolare che vi metto qua a lato, e lo riconoscerete da questo simbolo. E cos'altro dirvi? Allora, le opzioni sono due in questo caso: o lo fate con le macchinette automatiche, io l'ho fatto così, ma perché insomma così per sfizio, non perché ci sia un reale motivo. E come ci siamo avvicinati alle macchinette automatiche ci siamo accorti praticamente che la lingua era anche in italiano, quindi siete favoriti in questo. Oppure troverete poco prima dell'ingresso alla stazione, diciamo così, del treno, dell'Aero Train, dell'Aero Express, le biglietterie con il personale. Ve lo dico già, personale, da quello che io ho visto i turisti che si avvicinavano mentre passavamo, che cercavo di capire, e non solo, ma dopo vi dico, non parlavano inglese, quindi vedete voi se volete farlo sulle biglietterie automatiche o se volete andare appunto cercando di farvi capire quello che è. Il costo del biglietto. Il costo del biglietto è di 3 euro a tratta, noi abbiamo fatto andata e ritorno in un unico biglietto, vi stamperanno uno scontrino, anche su quello automatico vi stampano uno scontrino con un codice a barre sotto. Il codice a barre è da passare sui tornelli soliti che si apriranno sia in andata che in ritorno, insomma, è da andare. Al ritorno dovrete convalidarlo poco prima di entrare dove del treno, ci sono delle macchinette che va semplicemente convalidato, ma potete farlo anche all'uscita, quindi non c'è nessun problema. Dicevo prima, parlerò. Allora, se lo fate con le macchinette automatiche, c'è una sola cosa, da dire, che potete fare solo esclusivamente il biglietto dell'Aero Express. Quindi vi stamperanno il biglietto, pagherete questo che generalmente, se non mi ricordo male, va fatto con la carta di credito. Io l'ho fatto con la carta di credito. Se invece andrete sulle biglietterie con il personale fisico, avete la possibilità di comprare anche un biglietto per la metropolitana abbinato al biglietto dell'Aero Express. Non potete fare l'abbonamento della metropolitana, quindi non potete comprare quei biglietti da 10, 20 che poi vi parlerò, ma potete soltanto comprare un biglietto per evitare sostanzialmente il fatto che uno, una volta che smonta dal treno, deve andare alla ricerca anche di quello che è la biglietteria della metropolitana. Sinceramente, forse, boh, non so il motivo, comunque noi abbiamo fatto l'automatico e poi quando siamo smontati con calma abbiamo cercato la biglietteria della metropolitana. La decisione è vostra. Sostanzialmente comunque in due andate e ritorno abbiamo speso 12 euro per 40 km di tratta. I treni partono alle 5 e mezza della mattina, sia da un lato che dall'altro, e finiscono la loro corsa a mezzanotte e mezza, se non vado errato, forse l'una è l'ultimo, non mi ricordo precisamente. Sappiate che l'Aero Express non vi porta direttamente al centro di Mosca, e quindi questo è da tenere in preventivo, ma funziona così. Prenderete l'Aero Express in aeroporto, vi porterà in una delle stazioni periferiche delle metropolitane, in tre stazioni distinte in base all'aeroporto di vostra partenza. Nel nostro caso, che siamo arrivati a Sheremetyevo, il nostro Aero Express portava nella stazione di Belorusskaya, una stazione favolosa. Vabbè, ma questo è un altro discorso. La stazione di Belorusskaya non è altro che una stazione praticamente della linea circolare della metropolitana,
che permetteva due interscambi. Noi abbiamo preso un interscambio e al ritorno abbiamo fatto in un'altra maniera, ma questo poco cambia, nel senso che comunque dobbiate sapere, dovete tenere presente che quando voi arriverete avrete comunque da risolvere il problema della metropolitana. Risolvere, non è risolvere, è facilissimo, ma ci sarà quello, non è che con l'aereo express arriverete direttamente al centro di Mosca, vi porterà dove arrivano le metropolitane, quindi questo dovete tenerlo ben chiaro. Il treno è eccezionale, sono di ultima concezione, le ultime linee sono state finite nel 2014, sono bellissimi, pulitissimi, hanno un servizio addirittura quelli che vi portano a mangiare, per dire, dentro il treno. Esistono due classi, la classe business e la classe economica. Vi consiglio di fare l'economica, tanto per 40 km, insomma, 35 minuti, dura 30-35 minuti il viaggio, insomma, non è quello che cambia. Considerate che tra la economica e la business costa esattamente il doppio. Il biglietto singolo costa 3 euro per l'economica, 6 euro per la business. Dentro il treno avrete il servizio di wifi gratuito. Ci sono delle televisioni che, insomma, mandano un po' di pubblicità di quello che è Mosca e tutto quanto, e spaccano il minuto come orario. Torno un attimino indietro, questa è una cosa che ho notato immediatamente quando non siamo arrivati. Ovviamente seguirete le istruzioni negli aeroporti con scritto train, voi andrete verso là e troverete sicuramente la strada per arrivare. Non funziona come da noi, nel senso che ci sono solo due binari di interscambio, uno il treno arriva e uno il treno partirà. Come arriverete appunto sull'entrata di questa stazione per l'aereo express, troverete una guardia e dei tornelli davanti. Noi siamo subito partiti con il biglietto per aprire i tornelli per poter entrare. Siamo subito stati fermati alla guardia, che ci ha fatto retrocedere e attendere. All'inizio lì per lì non avevo capito, in inglese ho provato a domandargli, non parlava niente, ma insomma ci siamo fatti capire, mi ha fatto capire che dovevo attendere 10 minuti. Pazientemente ci siamo messi dietro di lui sostanzialmente. E abbiamo notato che qualcuno andava anche con insistenza per entrare, è stato mandato via a malo modo. In sostanza, la polizia non fa solo da osservatori o guardie o questo tipo, controlla un pochino anche questi afflussi di gente in determinati orari o in determinate situazioni, cosa che avviene per l'Aero Express. Sostanzialmente non vi faranno accedere alla stazione finché il treno non arriverà. Ok, quindi arriverà il treno, la gente scenderà e fino a che l'ultimo passeggero del treno non è uscito dai tornelli non vi faranno accedere alla banchina di imbarco. Questo è soltanto per chiarirvi le idee. Ho visto gente che andava di fionda e veniva fermato anche in malo modo, quindi almeno sappiate, insomma, che c'è questo discorso qua. Questo è avvenuto in questo periodo che sono andato, le cose possono cambiare, quindi non so se le cose cambieranno. Tutto qua, fino per l'Aero Express credo che, insomma, non ci sia altro da dire. Io ve lo consiglio, ci sono altre opzioni per poter arrivare al centro di Mosca, sono i taxi, sono i transfer, sono gli autobus di linea normale. Ve li sconsiglio per un motivo. Allora, più che altro è dovuto al traffico che si incontra a Mosca. Considerate che fuori del centro di Mosca ci sono strade che arrivano dalle 12 alle 16 corsie e in alcuni casi sono congestionate alla follia. Lo vedevo dall'albergo, addirittura, che è una zona un po' periferica. In alcuni momenti le macchine rimanevano ferme un'ora in una zona, insomma, che era ancora abbastanza tranquilla, se vogliamo dire, visto che era solo turistica. Pensate cosa vuol dire andare in taxi, andare in autobus o andare con un transfer. Comunque i costi sono all'incirca, per il taxi siamo sui 50-60 euro, per il transfer si dimezza, quindi siamo intorno ai 30 euro, però considerate che il transfer porta 6, 7, 10 persone, quindi dovrà fare il giro per tutti gli alberghi e portarvi, e non solo, ma dovrà raccogliere queste 10 persone prima di poter partire. Per quanto riguarda l'autobus di linea, al costo di, mi pare, 30 rubli, che devono essere 50 centesimi di euro, però non so dirvi né linee né quanto tempo ci impiega, ecco, arrivare al centro di Mosca, anche perché oltre al traffico considerate tutte le varie fermate, questo è il discorso. Dicevo prima della biglietteria. La biglietteria col personale di fronte vi può fare il biglietto in combinata con la metropolitana. Può farvi solo esclusivamente il biglietto singolo. Ed ora, parlando della metropolitana, vi spiego anche cosa significa. Allora, la metropolitana di Mosca.
Allora, la metropolitana di Mosca, inutile dire che è la più bella metropolitana del mondo, e lo sottolineo, non ne esistono di più belle in assoluto, ma non solo belle, cioè nel senso che sono fatte artisticamente, piene di opere d'arte interne, di statue, ma anche la pulizia, come vengono tenute, come vengono trattate, come sono organizzate, è un qualcosa di incredibile rispetto a quello che noi siamo abituati, insomma, a vedere. Non troverete uno sfregio, un murales, un niente di fuori posto. Perfino le lampadine, che in alcune stazioni ce ne sono migliaia, cioè, forse ne avrò vista una di bruciata, e come l'ho vista una volta, il giorno dopo era già stata ripristinata. Questo solo per farvi idea di cosa stiamo parlando per quanto riguarda le metropolitane. All'interno di esse organizzano addirittura dei tour guidati, ok? Se cercate in internet qualcuno riuscirà anche a trovarle, ma insomma prendetevi una lista delle metropolitane, magari delle fermate più belle, ve le fate, vi fermate, le guardate, insomma non serve di certo, o comunque la storia, vi stampate la storia, cercate di capirla un pochino e guardate. Ricordatevi che le metropolitane di Mosca è una delle metropolitane più antiche del mondo, quindi è anche bello cercare di capire la storia di ogni singola fermata o comunque singola metropolitana, e anche delle caratteristiche eccezionali. Tipo un esempio classico che proprio ho incontrato 3-4 volte, a me che piace guardare, cercare di capire la storia un pochino, me le studiavo per bene, facevo notare alla Betty. Mentre voi ad esempio camminate verso vari transfer, cioè da una linea tipo un'altra o cose di questo tipo, si vedono quelle che sono i passaggi per la chiusura delle porte di blindatura antiatomica, cioè per rendere le fermate della metropolitana dei bunker antiatomici a tutti gli effetti. Quindi ci sono queste particolari cose che un occhio attento insomma non riesce a scappare, ecco, diciamo così. Quindi è intrigante, anche abbastanza misteriosa, se vogliamo dire, per alcuni versi, almeno a me è piaciuta proprio per questo. Ma partiamo dall'inizio. Allora, innanzitutto, come dicevo poc'anzi, noi siamo andati a Belorusskaya. A Belorusskaya noi non avevamo il biglietto del treno e siamo andati praticamente nelle biglietterie. Ho provato con le biglietterie automatiche. Le biglietterie automatiche effettivamente erano sia in russo che in inglese, quindi al limite potete tranquillamente farlo sulla biglietteria automatica. Non riuscivo però a capirmi, probabilmente era un difetto del terminale in cui io avevo, per il discorso degli abbonamenti. Cosa vuol dire? Allora, o si fa l'ingresso di un biglietto singolo della metropolitana, che costa all'incirca 28 rubli. 28 rubli sono circa 35 centesimi al cambio attuale, che è 1 a 74, oppure esistono queste forme di abbonamento. Dipende un pochino a quanto voi state o cosa dovete farci. Comunque sappiate che, ad esempio, io ho fatto per 5 notti, 6 giorni, perché consideriamo il sesto giorno anche di ritorno, dove l'abbiamo usata, ho fatto 20 ingressi alla metropolitana, e probabilmente potevo fare anche quello da 10, ma dopo vi spiegherò. Comunque di 20 ingressi abbiamo speso 520 rubli, fatevi voi il cambio se volete. Esiste se no anche i tagli più grandi, tipo i 60 corse della metropolitana, che equivalgono a 1250 rubli all'incirca. Comunque sappiate che ogni volta che entrate quindi ogni volta che voi passerete un biglietto, non esiste limite di scambio delle metropolitane, quindi paradossalmente voi potete entrare una volta con la metropolitana, farvi tutte le fermate della metropolitana, ma tutte, e uscire fuori utilizzando un biglietto solo. Il biglietto scade solo quando voi uscite dal tornello della metropolitana. Esistono 325 km di linee di metropolitana che vanno a coprire perfino le zone più periferiche di Mosca. Parliamo di chilometri e chilometri fuori dal centro di Mosca, ma decine di chilometri. Sono 12 linee della metropolitana, di cui una che è la marrone, che è circolare. Esiste una tredicesima linea che è tenuta sempre un pochino separata, che è la monorotaia. È una nuova concezione che collega due punti della città abbastanza periferica, diciamo all'interno del primo cerchio della metro di Mosca,
che appunto è una linea sopraelevata e una monorotaia, ha degli orari leggermente ridotti rispetto a quello che è la metropolitana, però insomma è una buona cosa da sapere, ecco. Noi l'abbiamo vista, volevo andarci, la Betty non aveva voglia, insomma vabbè, abbiamo lasciato perdere, però l'abbiamo vista, insomma, che ci è passata sopra la testa, eravamo sul parco di Vidnik. La metropolitana, noi abbiamo fatto il biglietto invece sulla cassa, ci ha fatto questo biglietto di 20 ingressi, abbiamo finito praticamente, avevamo ancora 9 ingressi a testa, quindi alla fine ci avanzavano ancora altri 9 entrate per la metropolitana. Una cosa, attenzione agli afflussi della metropolitana, perché se poi voi arrivate sembra tutto bello, tranquillo, ci sono momenti in cui diventa infernale. È una metropolitana, credo che sia forse dopo quella di Tokyo, forse la più trafficata al mondo. Noi ci siamo trovati in alcuni momenti dove c'erano fiumi interi di persone, cioè da aver paura quasi a fermarsi a bordo della metropolitana, che ne so, per guardare la cartina o guardare cose di questo tipo qua. Cose allucinanti, cioè ti trascinavano, e non solo, ma siccome ovviamente è gente che ci lavora, voglio dire, sale, non possono perdere il treno, insomma cose di questo tipo ti spingono anche abbastanza violentemente in alcuni momenti, in alcuni frangenti. Capiterà sicuramente che se voi vi mettete a fianco ad esempio alle porte di uscita, vi chiederanno di spostarvi per uscire, sappiate, insomma mettetelo da parte, è una sua usanza, chi non deve uscire dovrebbe teoricamente spostarsi, e noi che abbiamo l'abitudine di stare davanti alle porte, vi chiederanno di togliervi dai piedi, ecco, sostanzialmente è questo. Troverete gente un po' di tutti i tipi, comunque tutti educati, nessuno mai che commetterà o farà mai nulla, da quello che ho capito borseggiatori non ce n'è l'ombra all'interno di queste. Vi dico anche un'altra cosa, avrete controlli a non finire. Cosa vuol dire questo? Allora, già quando voi entrerete, già a Belorusskaya, per dire, noi siamo entrati, hanno subito controllato i bagagli. Noi eravamo con i nostri bagagli a mano, arrivati appunto dall'aereo, me l'hanno fatto passare all'interno del metal detector e dei raggi X. Questo ovviamente non c'è su tutte le stazioni, però è bene sapere che insomma possono chiedervi di farlo. E questo è uno. Ogni scala per accedere, per scendere o per risalire dalle stazioni delle metropolitane è controllata da del personale. Quindi vedrete alla base di queste scale dei gabbiotti con del personale all'interno. Potreste sentire che parlano, a voi che parlano in russo, però insomma sappiate che è da tenere all'occhio, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Tenetevi sempre sulla destra delle scale. E lasciate il passaggio sempre sulla sinistra della scala per chi andrà più veloce di voi, insomma per chi ha fretta si lascia, è buona norma, e poi è giusto che sia così, insomma seguite la gente che avrete davanti, vedrete che appunto tutti quanti faranno in questa maniera. È pieno di polizia in borghese, quindi voi non ve ne accorgerete, noi ce ne siamo accorti ripassando sulla stazione per più volte nel giro di un'oretta o due orette, abbiamo visto sempre la stessa persona ferma che scrutava tutti quanti. In quel momento abbiamo iniziato ad avere qualche sospetto, finché abbiamo appunto capito che quella lì era della polizia in borghese. Quindi è pieno di polizia in borghese che voi non sapete. Troverete poi una cosa che mi ha lasciato un pochino, perché all'inizio non me l'aspettavo, io ovviamente come tutti, ma è pieno di gente che va dentro le metropolitane, sono talmente affascinati che riprendevano, facevano foto e cose di questo tipo. In due giorni, che era, se io non vado errato, era il mercoledì e il giovedì, non so cosa ci sia, probabilmente c'era qualche avvenimento importante che noi non eravamo a conoscenza, abbiamo trovato un incremento delle forze dell'ordine allucinate, un qualcosa di credo ogni scala sono state 10 guardie, e ogni banchina era lo stesso coperto da una decina di guardie, ma tutte, e chiedevano costantemente i documenti, passaporto e tutto quanto. A noi non ce li hanno domandati, però io sono stato fermato, insomma mi hanno detto di non riprendere. Quindi sostanzialmente sappiate che vi può capitare che in alcune circostanze, in alcuni momenti, o magari quando c'è tanta gente all'interno di essa, possono dirvi insomma che non è cosa gradita, ecco, diciamo così, seppure lo sanno bene che insomma alla fine fanno perfino i tour all'interno e cose di questo tipo. Vi consiglio di leggervi qualcosina su internet, su varie guide, cose di questo, sulle
stazioni della metropolitana più conosciute, perché sono realmente molto interessanti, e ad esempio la stazione della Piazza Rossa ha la tradizione, ha varie tradizioni che non vi svelo, ma vi consiglio di andarvi a leggere. La metropolitana, come dicevo, il biglietto va semplicemente strisciato sui tornelli, i tornelli si apriranno, voi passerete, classico, come un po' avviene ormai un pochino dappertutto. Le biglietterie sono aperte praticamente per tutto il periodo dell'apertura della metropolitana, al di fuori delle ore serali, mi pare fino alle 6 della sera. Non ho avuto particolari problemi, non ho mai avuto nulla da ridire, anzi, una cosa al limite della pulizia, che cioè, si poteva perfino mangiare per terra da quanto pulite erano. Ci siamo realmente stupiti di tutto ciò, perché è la prima volta che ci capita di vedere delle stazioni del genere. Lo sapevamo un pochino, perché tutti ne parlano di queste stazioni della metropolitana, quindi per noi era rappresentato sì una sorpresa, però un pochino eravamo anche abbastanza preparati. Allora, come ci organizziamo quando dobbiamo prendere una metropolitana a Mosca? Innanzitutto mi era stato detto che le linee, c'era scritto tutto quanto in inglese, niente vero. Allora, partite dal presupposto, nelle linee della metropolitana vi è scritto in cirillico, in alcune proprio piccolo 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 sotto c'è scritto qualcosa in inglese, ma vi è scritto in cirillico, quindi prima cosa da fare in assoluto, ma questo fatelo già in partenza da casa, vi prendete una bella cartina della metropolitana, le scaricate tranquillamente su internet, ce ne sono a milioni, basta che scrivete mappa metropolitana Mosca e vi viene fuori, selezionate quella che insomma vi aggrada di più. Io ne ho scelta una dove addirittura ci sono scritte perfino le linee dell'aeroporto dove facevano a capo, per essere sicuro al 100%. Ve ne procurate una dove vi è scritto in grande, praticamente in cirillico, e sotto vi è scritta la traduzione in inglese. Questa è la cosa più importante che dovete fare, ve la terrete sempre in tasca, ve la portate dietro, perché questa è importante, senza di questa secondo me siete nel casino. Dovreste trovarne anche all'interno delle stazioni delle metropolitane, o forse domandandole in biglietteria, io non le ho trovate, forse domandandole sicuramente riuscirete a trovarle. Comunque, come funziona? Nel filmato avevate visto, noi avevamo preso un pochino la nostra tecnica, ma ognuno insomma ha quella che ha. Innanzitutto bisogna sapere dove dobbiamo andare, quindi questo dobbiamo saperlo un pochino da principio. Noi ad esempio quando siamo arrivati avevamo già visto che arrivavamo a Belorusskaya, dovevamo arrivare al centro di Mosca e dal centro di Mosca prendere la linea blu per poter arrivare a Partizanskaya, che era la stazione dove noi avevamo il nostro hotel. Da là bene o male ci eravamo già informati, quindi questa è una cosa che bisogna fare in partenza, nel senso sapere dove dobbiamo arrivare, dove dobbiamo cambiare la metropolitana e dove dobbiamo arrivare. Questo va saputo in partenza. Quando si arriva, appunto, ci si accorge subito che tutti i cartelli che segnano le varie fermate dei treni sulle varie linee sono in colore blu, quindi non confondetevi, non è un colore della linea che è la linea blu, è semplicemente il cartello che indica le varie fermate, ok? Quindi lo troverete così, 1 o 2, 1 è un binario, 2 è il secondo binario e indica le varie fermate. Noi con questa cartina cosa facevamo? Ma forse l'avete già visto, contavamo quante erano le fermate sulla cartina che ci interessava, andavamo a confrontarle sul tabellone e sapevamo bene o male quante fermate dovevamo fare. All'interno dei treni troverete la griglia classica che si trova ormai in tutte le metropolitane del mondo, con i vari LED che si spostano in base alla fermata dove siete, sempre in cirillico, quindi una volta che voi avete capito qual è la vostra fermata in cirillico lo potrete vedere anche all'interno del treno. Una cosa importantissima invece da sapere. Allora, tutte le metropolitane hanno come centro in assoluto la stazione del Cremlino. Ha due o tre nomi, quindi basta che lo guardate su qualsiasi cartina. Comunque vedrete che la stazione centrale del Cremlino, ad esempio nella mia cartina qua era segnata con una X in rosso, ma comunque è la linea dove convergono la linea rossa, la linea verde e la linea blu, che sono le tre linee principali di Mosca. C'è un fatto particolare che vi aiuta non poco in questo. Quando voi arrivate con un treno tipo Belorusskaya, è il nostro caso, okay?
con un treno e andate verso il centro di Mosca, che nel nostro caso è stato esattamente la Piazza Rossa o il Cremlino, perché alla fine la stazione è la stessa, la voce interna al treno dà gli annunci, ok, in russo, ma li dà in sotto forma di voce maschile. Quando dal Cremlino, dalla stazione centrale, noi andiamo in una zona periferica, quindi andremo verso fuori quello che è la zona del Cremlino, o perlomeno l'abbiamo passato, la voce diventa femminile. Questo vi aiuta subito per capire se il treno che avete preso sta andando verso il centro della città, quindi magari nella zona che vi interessa a voi, o verso l'esterno della città, quindi ad esempio verso l'albergo, magari se avete preso un albergo in periferia come abbiamo fatto noi. È una cosa che vi aiuta non poco, capirete immediatamente se il treno che avete preso è quello giusto o è quello sbagliato, perché bene o male la linea la si capisce, se è rossa, verde, blu, arancio o cose di questo tipo. Quello che può trarre un pochino in inganno è la direzione del treno, cioè se un treno va da una parte o se il treno va dall'altra. Con questo discorso qua della voce chiudete anche questo dubbio, ecco, che può esserci. Ci siamo accorti più avanti, veramente si è accorta la Betty camminando, io non avevo neanche fatto caso, siamo accorti dopo 2-3 giorni, che in alcune metropolitane, probabilmente quelle ore strutturate da poco, comunque quelle più recenti, come si usciva fuori dal treno, per terra vi erano dei cerchi colorati con dei numeri che identificavano il numero della linea e il colore della linea di scambio sulle varie stazioni. Quindi insomma prendetelo come affidamento, se dovete fare un interscambio tra una linea e un'altra provate a vedere per terra, perché vi sono anche queste indicazioni di questo tipo qua. Sì, questo è sostanzialmente quello che vi interessa per la metropolitana. Vedrete che all'inizio spaventa molto, perché vedersi di fronte a un qualcosa che è cirillico mette insomma un pochino in allarme, un pochino tutti, nel senso che non siamo abituati, siamo magari più portati verso le lingue latine o cose di questo tipo qua, però sostanzialmente è una cosa che dopo un paio di volte che si prova si riesce a trovare insomma la maniera più giusta di affrontare la cosa. Per la metropolitana ho finito, vorrei invece parlarvi di una cosa, prima di parlare dei musei, insomma della polizia, di queste cose qua, una cosa che io ho trovato molto molto comoda. E sono è la SIM card telefonica moscovita. Megafon, tvoja связь со спортом. Allora, volevo parlarvi appunto di questa tesserina. Questa tesserina non è altro che una SIM telefonica normalissima che si può comprare normalmente a Mosca o San Pietroburgo, comunque dove si vuole. Innanzitutto, dove si possono prendere? Quando voi scendete dall'aeroporto troverete quello che sono le edicole o i bazar, o comunque dove vedrete i simboli telefonici che poi vi dirò, vendono queste tesserine. Per avere questa tesserina è semplicissimo, basta dare il passaporto, vi prenderanno giù i nomi e sceglierete il piano insomma, che volete. Generalmente uno che va lì compra queste tesserine per avere internet, quindi basta che voi insomma scriviate su un pezzettino di carta internet, gli fate capire quello che volete e loro non fanno altro che caricarvi questa tesserina. Queste tesserine hanno un costo irrisorio rispetto all'Italia. Il costo della tesserina è di 2 euro. Il costo per avere il servizio di internet varia in base a quello che noi vogliamo. Esistono tre compagnie principali, sono la MTS, la Beeline e la Megafon. Indistintamente che sia una o che sia l'altra, alla fine poco cambia. Io ho preso questa che è una Megafon perché un amico me l'ha spedita, quindi ho passato quello che è l'andare in aeroporto, prendere col passaporto, queste cose qua me l'ha spedita gratuita, era una tesserina sua che non usava più perché lui ha fatto un altro tipo di contratto. Bastava soltanto ricaricarla. Allora l'ipotesi era o andare sul tabacchino o l'edicola che trovavo e farmela caricare, ma me l'ha fatto lui visto che era registrata a suo nome, ed è esattamente questa che vedete qui davanti. Come funziona? Esistono vari piani tariffari, insomma voi decidete. Generalmente la gente perché la compra? Perché gli interessa avere internet. Poco senso avrebbe avere telefonate illimitate, perso un numero russo
o messaggi limitati verso un numero russo, a meno che non andate per altri motivi, insomma, a trovare parenti o cose di questo tipo. Comunque ci sono dei piani tariffari che sono già compresi, loro lo sanno benissimo quando andate a fare queste robe qua, soprattutto perché sono create principalmente per il turismo, questo tipo di schedine prepagate, hanno dei costi irrisori. Quando l'ho fatta io c'erano due principali offerte che lui appunto mi consigliava. Mi diceva o con 4 euro, lui me l'avrebbe caricata e avrei avuto, non mi ricordo, 4 giga mi pare, 4 giga di internet, oppure con 6 euro io avrei avuto 16 giga di internet più 8 giga di internet ogni sera come bonus. Un'offerta che stavano facendo in questo periodo con 6 euro. Ovvio che ho fatto quella a 6 euro, stavo 6 giorni, ho detto 1 euro al giorno, ma sì, chi se ne frega, anche se ho di più. Questa è una cosa che secondo me può tornare molto utile. Al di là del fatto di avere internet comunque sempre costantemente, che pensate solo al fatto telefono, vi scaricate Skype e con Skype potete telefonare in qualsiasi posto della città o dove diavolo vi troviate. Io questa l'ho inserita quando ero in aereo, che stavo arrivando da Mosca, quindi sono partito da Fiumicino che stavo arrivando a Mosca, e io l'avevo già inserita. Pensavo, ho detto, ma chissà se funziona, perché di solito bisogna impostare le cose. Come noi abbiamo parcheggiato l'aereo, io ho acceso il telefono. Neanche tempo praticamente di scendere, che non avevo neanche guardato, hanno iniziato a arrivarmi i messaggi. Pensavo fossero chissà messaggi di cosa. Era già praticamente collegato. WhatsApp si era attaccato in automatico, seppure il numero era diverso. E quindi ho iniziato a arrivarmi subito notifiche e ho capito che la scheda era inizialmente attiva. Non so, e non so dirvi neanche come si faccia a controllare quanto traffico dati sia stato usato o non si usi, però è di una comodità allarmante. Quando l'ho usata, allora, al di là del fatto appunto delle telefonate, come dicevo, che in qualsiasi posto io mi trovassi la usavo per telefonare, l'ho trovata molto comoda. Perché? Perché quando noi ci troviamo in giro per la città, come dicevo, nessuno parla in inglese, tutti parlano in cirillico. Utilizzavo Google Translate, semplicemente scrivevo quello che volevo, lo traducevo in russo, ingrandivo lo schermo e lo facevo vedere, e loro avevano capito. Senza nessunissimo problema io risolvevo quello che poteva presentarsi come un grosso problema, perché pensate semplicemente a far capire: voglio due biglietti sia per il Cremlino, poi per l'armeria, però a che ora io posso entrare nell'armeria? In inglese è una puttanata, provate a dirlo in cirillico. Bene, con Google Translate non ho fatto altro che fargli vedere praticamente il telefono, a parte che mi hanno fatto un sorriso grande un chilometro, visto che probabilmente non si aspettavano cose di questo tipo. Però avevo già risolto il problema. Io non mi sono mai trovato nessun problema di fronte a cose di questo tipo qua. Quindi, solo per il fatto di utilizzare Google Translate, seppur Google Translate sappiamo benissimo come traduce, però tutto sommato mi ha tolto parecchio dai guai. Biglietti della metro, che l'ho fatto anche sulla metro, biglietti dei musei, se no siamo andati al supermercato a comprare le cose, io scrivevo con Google Translate, li facevo vedere e loro capivano immediatamente. Cioè, sono quelle cose banali che, visto che la spesa è veramente irrisoria, potrebbe valer la pena. Quindi prendetelo in considerazione, una cosa di questo tipo. Io ve la metto così come una cosa che io ho trovato molto molto utile, e vedete voi insomma se cosa ne pensate di questa cosa qua. Comunque questa era della Moegafon, probabilmente adesso è anche già scaduta, seppure siamo tornati già da un mese, ma insomma è già scaduta. Però me l'aveva detto, durava un mese, dopodiché le butti via 6 euro e io ho fatto tutto. Probabilmente avrò usato sì e no 2 giga, comunque va benissimo, io ne sono altro che contento. E non vi dico la velocità, cioè le nostre linee 4G, dobbiamo capire che a Mosca sono molto più avanti rispetto a noi, ma Mosca, parlo di Mosca come può essere la Russia, sono molto più avanti rispetto a noi le tecnologie via dati. D'altronde è la patria del Skype, di tutti questi, del VoIP, di tutte queste cose qua. Io con questa tesserina viaggiavo a 50 mega a secondo, cioè cose allucinanti, quello che può essere il nostro paragonabile alla nostra fibra. Con questa tesserina io viaggiavo.
Ok, è vero che Mosca ha wifi in giro per la città ovunque, cioè voi avete nell'albergo avete wifi, entrate sui locali, la maggior parte ha il wifi, andate nella metropolitana, la metropolitana ha il wifi gratuito, andate nei parchi, c'è il wifi gratuito, però insomma, ad esempio all'interno dei musei non c'era, quindi con questo qui io perlomeno mi guardavo la guida del museo attraverso internet, sostanzialmente, quindi può tornare utile anche in queste occasioni qua. Pensate anche a Google Maps, vi trovate davanti a qualcosa, non sapete cosa sia o non sapete dove andare, in un secondo avete risolto perché avete internet. Questo è quanto, era solo per farvi un appunto, per spiegarvi un'utilità di una cosa semplice che noi diamo abbastanza banale, che in questo caso non costa talmente niente che vale la pena farla, secondo me, insomma. Tutto là. Adesso cosa vi parlo? Vi parlo un pochino di quello che sono i musei, di quello che ho trovato dei musei. Allora, parliamo un pochino dei musei di Mosca. Allora, parto subito col dire che io non sono la persona più indicata di parlare di musei, nel senso che non riesco neppure a capire quello che è l'arte o queste cose qui, quindi sostanzialmente è soltanto una guida per quello che riguarda, guida, che poi guida non vuole essere, ma un qualcosa di indicativo per quello che è Mosca, ok? Allora, partiamo dal presupposto appunto che io non mi reputo la persona più adatta, proprio perché non sono un grande amante, anzi proprio non la capisco, quello che è l'arte, ma intesa come la scultura, come intesa la pittura, come intesa queste tipo di l'arte moderna, queste cose qua. Per quanto riguarda i musei, a me piace andare a vedere molti musei di storia naturale, musei di storia passata, i musei delle scienze, queste discipline, queste cose qua. Perché però allora voglio parlare per quanto riguarda i musei di Mosca? Perché secondo me è giusto parlarne, nel senso che è un pochino quanto come avviene in alcune città italiane che sento vicine, tipo Venezia, la mia Venezia. Non tutte le città che hanno musei, come può essere anche Roma, si intende per museo solo un qualcosa di fisico, un qualcosa di chiuso, un qualcosa di protetto all'interno di una struttura. Per museo molte volte può essere anche un qualcosa che si trova al di fuori, ok? Delle mura, di una mura o qualcosa del genere. Ed è il caso appunto che viene anche a Mosca. Considero come museo anche la stessa metropolitana, ve l'avevo già detto all'inizio, per me la metropolitana di Mosca è arte pura, ogni stazione rappresenta un qualcosa, ogni stazione ha una storia, ogni stazione è fatta in maniera diversa rispetto ad un'altra, con una concezione di base diversa rispetto ad un'altra, in un'epoca diversa, e di conseguenza prende vari filoni. Vi invito ad andarla a vedere, non ho nessuna presunzione di voler fare una guida su cosa andare a vedere, dove andare a vedere o cosa sia meglio rispetto a un'altra cosa, però ci sono alcune cose che meritano realmente la visione. Una di queste è la metropolitana. Fermatevi ogni tanto sulle varie stazioni, basta che uscite fuori sull'androne dove praticamente passano i treni, tanto ne passa uno ogni 2 secondi, e fermatevi a osservare. Osservare i piccoli particolari, anche semplicemente le grate, per dire della reazione, come vengono costruite. Cioè, hanno delle tecniche, una diversa dall'altra, che hanno dell'incredibile. Solo questo rappresenta un museo. Poi volevo dire perché comunque a Mosca non parlo, tra virgolette, di musei chiusi, ossia sì, ce ne sono molti, ma non sono la persona più adatta, come dicevo. Mosca è bello esplorarla, è bella camminare, è bello conoscere così anche quello che ci si trova per la strada, tra virgolette. A Mosca esistono vari parchi, tutti questi parchi sono stati creati per il popolo e per far vedere un po' anche la grandezza di quello che era l'Unione Sovietica. Di conseguenza ci sono molti sfarzi, molte opere d'arte. Abbiamo l'esempio del parco delle confederazioni russe, andate lì, insomma è un parco lungo chilometri e chilometri dove all'interno vi sono tanti padiglioni, perché è nato come zona fieristica, dove ogni padiglione rappresenta una confederazione russa costruita in base al paese che la
che lo dovrebbe riguardare, tra virgolette. Quindi troverete all'interno di questo parco molti stabili, molti padiglioni, uno diverso dall'altro, con un'architettura una diversa dall'altra. Addirittura ci sono degli stabili in legno, completamente in legno, e sono fatti con delle tecniche che sono eccezionali. Solo per vedere l'architettura basta camminare e vedere. Non solo, ma potrete arrivare verso la fine del parco, dove troverete quello che avete visto anche nei video, la Soyuz, il Buran, quello che può essere comunque opere che, per quanto non siano opere d'arte, ma hanno rappresentato un qualcosa per l'Unione Sovietica. Questo voglio far capire, cioè, nel senso, solo camminando o girando per quello che è una città grande come Mosca si può trovare di tutto, e non deve essere necessariamente un quadro o una scultura all'interno di uno stabile. Questo voglio, molte opere d'arte vengono messe anche sulla città, all'interno della città di Mosca. Anche la stessa Arbat ha delle sculture che si trovano nascoste, per intenderci. Un altro parco, il Parco Gorky, il Gorky Park, che è diviso a sinistra e a destra attraverso il viale, dove c'è il ponte che lo passa. La parte destra che troverete è interamente dedicata alle sculture. È un qualcosa di incredibile, sono chilometri e chilometri, per chi piace vedere cose di questo tipo qua, dove ci sono sculture, solo per quanto riguarda Lenin e Stalin, saranno un 200 sculture, un qualcosa di incredibile. Artisti vengono lì da ogni parte del mondo, costruiscono le loro opere, le lasciano a disposizione del popolo, quindi è bello girare, è bello guardare, è bello ammirare. Non solo stando all'interno di quelle che sono le strutture. Mosca è piena zeppa di musei, quindi solo a voi sta la scelta di che musei andare a vedere e cosa andare a vedere. Sappiate che avete solo l'imbarazzo della scelta. Ovvio, ci sono quelli che possono essere la Lavaglia, possono essere il Cremlino, possono essere l'Armeria del Cremlino, insomma queste cose qui, ma alla fine sta solo a voi decidere dove andare. E questo è, tanto per citare, il motivo perché io appunto ho voluto parlare un attimino dei musei. Sappiate che io ritengo museo anche il mausoleo di Lenin, nel senso che per loro è un luogo sacro. Sappiate che è gratuito, sappiate che è aperto poco e pochi giorni, nel senso dalle 10 della mattina all'1, e per pochi giorni, ma non mi ricordo i giorni, dovrete guardare sulle guide. Vi consiglio di andare prima, perché leggermente prima dell'apertura, perché ci sono delle code chilometriche che si formano all'entrata. È una delle cose più visitate in assoluto quando si reca a Mosca. I devoti sono molti, quindi se volete vederlo, che poi dura 20 secondi, 30 secondi, quello che è, sappiate appunto che dovete prepararvi per tempo, controllare l'orario, controllare la giornata di apertura o chiusura, insomma. Sappiate che i controlli all'interno di qualsiasi museo, sia chiuso sia anche all'interno di alcuni parchi, possono esserci addirittura dentro il parco, ma comunque su ogni struttura chiusa sono rigidi, sono molto rigidi, vi fermeranno, vi passeranno lo zaino, quello che è all'interno dei raggi X, ve lo faranno aprire, ve l'hanno fatto aprire due volte, vi faranno anche svuotare le tasche, insomma dovete partire dal presupposto che è la routine in un paese come la Russia, quindi mettetevela da parte, insomma, e sappiate che bisogna sottostare a questa tipologia di regole, che poi tutto sommato diventa un po' una sorta di abitudine. Per quanto riguarda i musei, vi dico che nelle biglietterie che troverete, generalmente sono donne di una certa età, nessuna parla inglese, forse sanno una parola, ma nel senso che ormai l'hanno sentita talmente tante volte che allora, non so, ticket, per dire, sanno dire ticket in inglese, ma se uno gli fa una domanda già si perdono e iniziano a risponderti in russo. Quindi non cercate di parlare voi in italiano o in inglese, perché tanto alla fine non vi capiranno mai, questo è il discorso, quindi dovete un pochino farvi capire o a gesti o, come vi dicevo prima, magari trovate altri sistemi. Le guide invece che accompagnano i turisti all'interno, che sono, generalmente sono ragazze giovani e generalmente sono laureate, quindi loro sì, sanno parlare bene l'inglese. Difficilmente troverete qualcuno che parli in italiano, troverete tutti che parlano in inglese. Altra cosa, all'interno di questi musei, dei musei proprio, non parlo di quelli all'aperto, ricordate che hanno l'usanza del guardaroba, quindi può capitarvi, come è capitato a noi siamo capitati in un periodo dove le temperature alla mattina erano intorno ai 4, meno 4, meno 5 gradi, durante il giorno si arrivava ai 12-14 gradi.
che per loro sono temperature i 14 gradi quasi primaverili, iniziano già a scoprirsi, sono in maglietta corta che girano, per noi sono temperature abbastanza freschette, la giacchettina noi la usiamo, con sotto magari la felpa o qualcosa di termico. Per loro, quando si entra sui musei, che ci sono queste temperature, bisogna lasciare giù la giacca e scoprirsi. Quindi se per noi la percezione della termica è freddo, freschetto, per loro è si suda, e di conseguenza chiederanno insistentemente di lasciare giù la giacca, di lasciare giù le proprie cose e metterle in guardaroba. Considerate che il guardaroba è gratuito. Però a noi hanno rotto più di una volta, in alcuni posti riescono. Non è che riescono a capirlo, però sono tolleranti e vi lasciano in altri posti. Invece in ogni stanza del museale che entrerete troverete quella che vi accompagna e vi dice di lasciare giù la cuffia, finché a un certo punto insomma perdete la pazienza e lasciate giù insomma quello che deve essere lasciato giù. Per quanto riguarda i biglietti, invece i musei di Mosca sono economici, non hanno i costi esorbitanti come i nostri. Il massimo che abbiamo pagato sono stati 700 rubli, io, e 400 la Betty, perché per quanto riguarda il Cremlino più l'armeria, che sono due biglietti, i 700 rubli ho dovuto comprare anche il diritto, diciamo così, di ripresa. E vi spiego subito, nel senso che in alcuni musei, voi chiedetelo sempre a priori, per poter fotografare o per poter riprendere dovete pagare un qualcosina in più. Mi è già capitato in molte altre parti del mondo, in Italia non c'è tanto questa usanza, ma a Mosca sì. Quindi al limite paga uno, l'altro non paga, insomma questa cosa qua, ma insomma questo vi regolate voi, però sappiate che dovete sempre domandarlo se si deve pagare, se si può riprendere e soprattutto se si può usare o meno il flash. In alcuni posti è categoricamente vietato usare il flash, quindi seppure pagate non potete utilizzare il flash. Cioè sono cose un pochino da sapere e da domandare. Se guardate sulle guide generalmente è menzionato, ad esempio sulla Luna e i Planet che prendevo io è menzionato questa cosa qua. Sì, delle audio guide in alcuni musei, tipo mi è capitato sia sull'armeria del Cremlino sia sul museo dei cosmonauti, ma sicuramente se andate sui musei d'arte ci sarà anche lì. Compreso nel biglietto d'ingresso vi daranno un audio guida, okay? Potete prendere o meno. Nell'armeria addirittura c'era l'audio guida in italiano, l'abbiamo presa, abbiamo passato 2 ore ascoltando l'audio guida, è stato interessantissimo. Nel museo dei cosmonauti invece non era presente l'audio guida in italiano, ma c'era solo in lingua russa e in lingua inglese. Non l'abbiamo presa perché tutto sommato sotto, diciamo, gli oggetti vi era una piccola postilla in inglese che quindi bastava leggerla. Ecco, questa è un pochino per parlarvi un pochino del succo del discorso. Ultima cosa, e poi non parlo più del museo, è che non facciamo gli italiani per quanto riguarda il costo del biglietto. Nel senso, troverete che nei musei molte volte, se avete qualcuno davanti, lo noterete come è successo a noi, se è qualcuno del posto, russo in genere, che può venire da qualsiasi delle federazioni, pagherà un biglietto, un costo. Se invece arrivate voi e ovviamente sentono che non siete russi, vi faranno pagare anche il doppio del biglietto. Questo è specificato, solo che noi non riusciamo a leggerlo perché c'è scritto in caratteri cirillici. Ma è usanza sua che chi fa parte della Russia paga un biglietto, chi è straniero o comunque turista paga un altro tipo di biglietto. Ci scandalizziamo tanto di queste cose, ma succede anche a casa nostra, quindi per favore non facciamo soliti. Ho visto la scena di un inglese che si era appuntato con queste cose qua, finché a un certo punto addirittura l'hanno buttato fuori chiamando la guardia. Siccome sono abbastanza fiscali su queste cose qui, cerchiamo di non fare insomma scenate o cose di questo tipo, ecco. Il mangiare, la regola vale come vale per tutte le grandi città, insomma, che siano esse capitali o che siano comunque zone di turismo. Partito dal presupposto che ovviamente andare a mangiare nelle zone di alta affluenza, come possono essere le zone circondarie, a quello che riguarda la Piazza Rossa o il Cremlino, ha dei costi elevatissimi.
Comunque troverete sempre, comunque in zona, troverete sempre quelle che sono le catene di fast food, quali possono essere il McDonald's, quali possono essere il Burger King, quindi comunque non, se proprio dovete mangiare un panino così al volo o vi affidate a quelli, o comunque troverete dei chioschetti che fanno dei panini a dei prezzi abbastanza stracciati. Considerate che le zone proprio le più sono, appunto, come dicevo, la Piazza Rossa, la zona del Cremlino, anche all'interno del GUM sono molto cari, seppure si trovano dei self-service che apparentemente sembrano anche economici, ma che in realtà non lo sono, perché se poi si va a vedere i prezzi al di fuori, ci si rende conto che anche in quel caso erano caretti. Anche l'Arbat, la via dell'Arbat, offre sia cose economiche che un po' meno. Nell'Arbat, ad esempio, se posso darvi un consiglio, l'ho assaggiato a New York, non siamo riusciti ad andare questa volta, c'è lo Shake Shake, che è una sorta di Burger King, ma decisamente diverso rispetto allo standard, ecco così, delle multinazionali giganti. È la prima volta che lo vedo al di fuori di New York. Che altro dirvi, nel senso che la zona dove eravamo noi, seppure era molto periferica perché era verso la fine della linea blu della metropolitana, quindi eravamo bene in periferia, e seppure essendo una zona turistica, anche lì si trovavano ristoranti di un certo tipo e ristorantini di un altro tipo, come io faccio solitamente, vado sulle bettole più bettole, cioè cercavo di trovare il posto dove andavano la gente del posto a mangiare, gli operai, la gente che lavorava, insomma, e mi intrufolavo dentro. Alla fine il tipo ci aveva un pochino preso in fiducia, ogni giorno ci portava un piatto diverso, cercava a suo modo di farcelo capire, aveva tra l'altro capito che non mangiavamo pesce perché io ho un'allergia al pesce, quindi aveva capito questo e di conseguenza si era instaurato un attimino questo rapporto. Pagavamo pochissimo per 5-6 piatti, più il bere pagavamo 7-8 euro al massimo, quindi i prezzi sono molto accettabili se si va su zone di questo tipo qua. Sempre sulla nostra zona, per 2 sere siamo andati su una specie di pub locale, effettivamente il prezzo era già più alto, circa il doppio, eravamo intorno ai 15 euro. No, nulla di inaccessibile, però sappiate che ci sono belle differenze tra un posto e un altro, e molto probabilmente, se seguite, e questo l'abbiamo notato anche io alla Betty, l'afflusso di chi abita realmente nella zona, o comunque dell'operaio, di chi ci lavora, sicuramente mangerete magari un qualcosa di più vero rispetto a qualcosa che viene preparato a batteria per i turisti e magari con prezzi anche esageratamente pompati. Questo era in breve solo per farvi capire come perlomeno io la penso su queste cose qua. Ed ora l'ultimo argomento che vorrei trattare, appunto, su questa, che vuole essere in sintesi un qualcosa, un'esperienza da cui prendere un pochino di spunto. Voglio parlare della polizia, o comunque della sicurezza in genere a Mosca, o comunque Mosca inteso anche come San Pietroburgo, perché le cose sono similari. Perché ne voglio parlare? Perché gli italiani hanno un'abitudine, cioè di... non so come dire, ma credono sempre che il proprio paese sia il migliore in assoluto. E inviterei un po' di gente ad aprire realmente gli occhi e a capire realmente cosa vuol dire Italia, cosa vuol dire il resto del mondo. Seppure ne parlo tante volte, non vedo proprio che c'è un qualcosa di chiusura su queste cose qua, probabilmente c'è anche poca conoscenza, o sono abituati sempre ad andare via con la guida che li accompagna, che gli dice stai attento perché qui succede questo, insomma alla fine la gente secondo me dovrebbe un pochino aprire gli occhi e cercare di capire tante cose. Mi hanno fatto un terrorismo che non vi dico sul fatto della sicurezza. I russi sono così, stai attento perché i russi sull'immaginario nostro sembra che siano tutti dei ladri, tutti dei... è vero, sostanzialmente, nel senso è vero che ti fanno una testa del genere qua. I telegiornali parlano solo esclusivamente di queste cose che succedono a destra e a sinistra. Poi mettiamo anche che viviamo su un periodo dove esiste terrorismo, esistono questi atti che vengono compiuti da persone che, insomma, tutto sono folklore, gente che ammazza per terrore e per creare terrore e basta, quindi si vive già in una situazione un pochino particolare. Mosca è una delle città che sia io
che la Betty abbiamo riscontrato come le più sicure dove siamo mai stati in vita nostra. Avrei molto più paura uscire fuori per strada, andare a farmi una passeggiata sulle nostre zone che farlo all'interno di Mosca. Considerate però che stiamo parlando di Mosca, cioè che è una capitale, e io la posso paragonare con quelle che possono essere delle città simbolo anche che ci riguardano, tipo posso paragonarla a New York, posso paragonarla a Parigi, posso paragonarla alla nostra Roma, anche alla nostra Venezia se vogliamo in piccolo. Sappiate che la differenza è abissale. È abissale perché in qualsiasi, e ripeto, in qualsiasi luogo, posto, o insomma che ci siamo trovati, abbiamo avuto una percezione enorme di sicurezza. Dappertutto. Le forze dell'ordine sono in un numero abnorme, sempre che controllano, sempre che scrutano, sempre che guardano. Ho letto alcuni forum che addirittura su TripAdvisor, gente che era scazzata di tutto ciò perché diceva che a loro non piaceva essere sentiti, osservati o essere... Allora bisogna capire una cosa, non si può brontolare continuamente sia per una cosa che per un'altra. Personalmente io ritengo che la cosa migliore sia essere sicuri se io vado su un posto e di conseguenza nel mio caso questo l'ho percepito. Sicurezza, a parte la pulizia, insomma, quello che era, ma questo non voglio neanche parlarne, nel senso che probabilmente riguardava solo Mosca. Quello che voglio dire è appunto che la sicurezza che abbiamo riscontrato era allucinante. I controlli erano ovunque. Partite dal presupposto di una cosa, anche in metropolitana abbiamo visto tantissima gente che veniva fermata e controllata. A noi personalmente non succedeva. Però è anche vero che se non avevate nulla di sbagliato, bastava far vedere il passaporto e vi lasciavano. Quindi non fatevi un problema se vi fermano una volta, vi domandano il passaporto, vi controllano i documenti, poi vi lasciano andare. Sostanzialmente se nessuno ha nulla da nascondere, non vedo dove sia il problema. Stesso vale per quando vi perquisiscono con lo zainetto. Mi hanno perquisito non so quante volte, ma continuamente. La Betty non la fermavano mai, a me mi fermavano continuamente. Infatti lo zainetto lo portavo sempre io, mi facevano aprire. Puntualmente mi vedevano con la telecamera in mano, volevano magari vedere dentro la batteria. Cioè, alla fine sapete dove state andando, sapete cosa state facendo, agite di conseguenza, sapete che vi controllano, vi controlleranno, mettetevela da parte e considerate invece con qualcosa per la vostra sicurezza. Anche un'altra cosa mi hanno detto, anche tornando così, gente che ovviamente secondo me non capisce, ma andar via da solo per Mosca, non hai paura, le zone periferiche. Allora, partiamo dal presupposto, se ci sono delle, scusatemi il termine, ma delle bellissime ragazze che camminano in minigonna a mezzanotte di sera e vanno in giro da soli, devo essere preoccupato io? Provate a ragionare su un fattore di questo tipo qua. Hanno una sicurezza tale che se qualcuno prova ad alzare una mano in qualsiasi luogo esso si trovi, si ritrova circondato con 40 poliziotti intorno. Ci sono filmati che ne attestano, dappertutto si vede queste cose qua. Non abbiamo visto mai nessun tentativo, mai nessuno che cercava delinquere, mai nessuno. Non abbiamo visto il mendicante per la strada che cercava di... Assolutamente, di barboni ce n'erano tanti, ubriachi probabilmente ce n'erano tanti, se ne stavano in disparte e non rompevano a nessuno. Non è come da noi che vengono a romperti, magari ti urlano anche dietro o ti mandano a fanculo perché non gli hai dato l'euro. Là se ne stanno zitti nel momento in cui io alzo la mano. La polizia interviene, che io sia un italiano, che io sia un inglese, che sia io sia un russo. Maggior ragione con le ragazze. Le ragazze si sentivano ipersicure, ma si percepiva questo discorso qua, insomma. Quindi, quello che io voglio parlare della sicurezza, se uno dei vostri problemi è questo, cioè credere di andare su un paese non sicuro, attualmente nessun paese è sicuro al 100% e lo sappiamo tutti, non serve fare polemiche o cose di questo tipo qua. Viviamo in un paese... Già il nostro non lo è sicuro, il nostro paese, vorrei ricordarlo a chiunque dice che gli altri paesi non sono sicuri. Noi siamo famosi nel mondo per la mafia, per la camorra, per la 'ndrangheta. Queste sono le tre cose che rendono famosi l'Italia nel mondo e che significa che forse la cosa che manca in Italia è esattamente la sicurezza e la pulizia. Cosa che nel resto del mondo invece sta aumentando, cosa che invece in Italia noi ce ne stiamo lamentando, è una cosa ben diversa. Quindi sappiate appunto che quando andrete a Mosca avrete molti controlli,
avrete molta polizia che vi controlla la vista, troverete polizia in borghese, che voi lo sappiate o che non lo sappiate, loro vi seguono, non solo polizia ma anche controlli un po' generalizzati da personale, come citavo all'inizio quando parlavo delle metropolitane, in ogni scala della metropolitana, in ogni tornello della metropolitana ci sarà un addetto che se vede qualche condizione che va oltre le righe, oltre le regole di buon senso, diciamo così, della civiltà, interviene. E interviene una persona del genere vocalmente la prima volta, la seconda volta chiamerà la polizia. Quindi sappiate che lì non si scherza, punto. Con tutta questa serie, insomma, di filmati che ho fatto, è la prima volta che faccio una guida prima e dopo del viaggio. Io spero, anzi sono sicuro che vi avrò annoiato, però io spero di aver fatto una cosa gradita. Spero che, insomma, mi dite cosa ne pensate di tutto ciò e se ne vale la pena, insomma, ecco. Al prossimo viaggio e saluti a tutti.